Siamo al secondo congresso di Liberi TV. Marco Marchese, che media e presenta una tavola rotonda in compagnia di Vincenzo Lisa, direttore di Società Libera, e Luca Ostellino, dal consiglio direttivo di Società Libera e redattore politico del Sole 24 Ore. Benvenuti. Buonasera a tutti. Questo è un evento collaterale dei lavori congressuali. Questa tavola rotonda è dedicata ai nuovi mezzi di comunicazione. Il titolo è Media e democrazia fra opportunità e rischi. Noi stiamo impostando tutto il lavoro e anche un lavoro di rilancio di questa web TV. È un esperimento che sta andando avanti da 2 anni. Il nostro lavoro principale è quello di salvare tutto un patrimonio culturale che si celebra e si disperde nello stesso momento in cui si celebra in giro per l'Italia. Abbiamo vari punti di informazione, siamo in una piccola rete esclusivamente di persone volontarie che con un budget limitatissimo in questi 2 anni è riuscito a raccogliere oltre 1200 documenti, molti dei quali anche diciamo di un livello alto. Lo cataloghiamo, lo mettiamo a disposizione di tutti, anche con licenza Creative Commons, per essere precisi, la 3.0, che dà la possibilità poi dopo di prendere i nostri contenuti e di rilanciarli ovunque lo si desidera. E quindi oggi parliamo un po' con Vincenzo e con Luca appunto dei nuovi mezzi di comunicazione. Quali sono le opportunità, quali possono essere i rischi e quali possono essere gli scenari futuri in un momento di grave crisi delle televisioni locali, e quindi questa spinta che c'è attraverso il web, la facilità d'uso, la facilità, voglio dire, per mettere in piedi anche delle strutture con costi limitatissimi rispetto a delle strutture tradizionali, ed essere ugualmente efficaci se ci si mette chiaramente testa, cultura, volontà e soprattutto il tempo. Allora, i nuovi mezzi di comunicazione possono rappresentare un'opportunità, e abbiamo avuto in questi anni l'esempio, voglio dire, di un vero e proprio partito politico. Noi possiamo chiaramente, tutto è opinabile, possiamo assolutamente criticare anche aspramente i metodi di Grillo, ma sicuramente il suo blog ha avuto un enorme successo. Molti sono portati a credere che la casa che in casa, diciamo, Grillo, piuttosto che negli uffici di Casaleggio, ci sia una stanza segreta dove questi che sono considerati dei veri e propri guru si riuniscono e fanno forse dei riti particolari per fare in modo che questo sito sia uno dei più visti, voglio dire, al mondo. La formula poi in realtà è un po' il new media che è supportato da canali tradizionali. Cioè, il segreto del successo del blog di Grillo non è altro che la ventennale carriera di Beppe Grillo come comico, come personaggio dello spettacolo di grande successo, abbinato poi dopo a tutto un lavoro politico che lo ha impegnato per anni con la costituzione dei famosi Meetup, il quale poi dopo si è incanalato su un settore politico dove c'era spazio, no? Come sappiamo, in politica il voto non esiste e viene occupato comunque da quello che può inserirsi. Quindi lui ha trovato questo canale che poi si è trasformato oggi in vera e propria populismo, antipolitica, come vogliamo definirlo, e quindi è venuto fuori il successo di questo blog. Viceversa, abbiamo queste nuove forme di comunicazione, le micro web TV come Liberi TV, ce ne sono a centinaia sparse in tutta Italia, che fanno dei lavori, ripeto, anche egregi, di qualità anche elevata, però ancora stentano a sfondare, perché il primo limite che abbiamo in Italia è sicuramente la banda larga. Noi qui a Liberi TV lo sappiamo bene, perché ogni tanto il venerdì, quando andiamo in diretta, voglio dire, ci inceppiamo proprio per la carenza di banda che non ci permette di trasmettere, è proprio la linea cade, insomma, molto banalmente. Piuttosto altre volte la qualità dell'immagine è veramente scadente, perché se tu hai a disposizione questa banda, che è sempre limitata e che non è mai garantita,
tranne se non sei proprio nella grande città, tranne se non sei proprio attaccato al cavetto di fibra ottica che ti passa sotto casa, poi ci sono tutti questi incontri. Ma c'è pure nella grande città, Marco, le volte, perché per dire qui la banda per esempio funziona abbastanza bene dove siamo stasera a Società Libera, ma in alcune zone di Milano, anche nella grande città, la banda non va anche come dovrebbe andare. Anche nella grande città la banda non va, no. Perfettamente. Allora, io volevo, ecco, queste sono, diciamo, le domande che vi pongo e da qui partiamo. Chi vuole partire per prima, Luca oppure Vincenzo? Lasciamo partire per prima il giornalista professionista, voglio dire. Benissimo, allora sì, Luca, no, questi scenari, che cosa... No, bisogna partire dalla situazione attuale, che è la situazione del sistema dell'informazione nel suo complesso in Italia. E il sistema dell'informazione è un termometro importante, fondamentale in una democrazia matura, in una democrazia liberale matura, per misurare lo stato di salute del paese. E purtroppo il sistema di informazione in Italia è sicuramente in una situazione particolarmente grave e malatissimo, e questo si riflette poi evidentemente sul paese e sulla cultura e politica del paese. La stampa, il sistema di informazione, i grandi quotidiani in una democrazia matura devono sostanzialmente assolvere a due funzioni, una di integrazione e una di cambiamento. E hanno abdicato totalmente a queste funzioni. C'è stato, io nella mia esperienza personale, che ormai è quasi 20 anni, più o meno 25 anni che lavoro all'interno di questo mondo, ho visto un progressivo degrado. Per fare un esempio, quando sono arrivato al Sole 24 Ore, appunto parlo di più di 20 anni fa, in ogni settore i ragazzi che ci lavoravano erano tra i più preparati che ci fossero in Italia, cioè erano in grado veramente di dare un valore aggiunto in termini di cultura politica, di capacità di analisi, in termini di capacità di essersi creati delle fonti sufficienti a verificare poi le informazioni, le notizie, eccetera, eccetera. Questo col tempo è andato via via perdendosi sempre di più. E le ragioni sono diverse, ma sostanzialmente bisogna partire anche dal fatto che esiste in Italia una situazione anomala, totalmente anomala rispetto alle altre democrazie, per cui gli editori, i proprietari dei giornali, sono essenzialmente signori che hanno come core business altri interessi, vendono automobili o sono banchieri o vendono scarpe, eccetera. E quindi non hanno come principale obiettivo quello di fare informazione, di vendere informazioni di qualità e per vendere il giornale. E questo, e poi dall'altro abbiamo più la televisione pubblica che è in mano ai partiti, e questo è un altro aspetto che è assolutamente anomalo rispetto al resto delle democrazie moderne. Gli editori col tempo hanno pensato che i giornali, i grandi giornali, si potevano fare anche senza i giornalisti sostanzialmente, mentre diversi anni fa ormai si puntava molto sulle risorse umane e sulla qualità dei giornalisti che lavoravano all'interno dei giornali, al punto di mandarli, che so io, un esperto, uno che studiava e si occupava di Medio Oriente, poteva essere mandato un mese in Israele per studiare il paese, per conoscere la gente, per costruire le fonti che gli sarebbero servite in futuro, senza dover scrivere una riga. E questa è una cosa oggi impensabile, però questo portava al fatto che nel momento in cui in redazione arrivava una notizia sul Medio Oriente o su Israele, questo signore, questo giornalista, era in grado di verificarla con le fonti che si era costruito, di capirla, di analizzarla, di interpretarla, di spiegarla in tempo reale, cioè nel tempo di un quotidiano, e quindi costruire un articolo che era un articolo di qualità, di servizio, che dava degli strumenti per poter capire la situazione. Ora, questo è assolutamente impensabile. Se un giornalista deve spostarsi di 100 km, deve fare almeno 4 articoli
in 24 ore, e questo è facile capire come non può portare a fare un giornalismo di qualità. Quindi il fatto di aver rinunciato a puntare sul lavoro artigianale di quello che era il lavoro dei giornalisti fino a, diciamo, 20 anni fa, è stato completamente perso e la qualità dei giovani, soprattutto che lavorano ora all'interno dei giornali, è molto molto peggiorata, al punto che non sono in grado, anche per la richiesta di dover appunto fare 4 articoli in 3 ore, eccetera, di creare un prodotto di qualità, e si limitano a prendere 3 agenzie, fare la parafrasi di agenzie, metterle insieme e così il pezzo è costruito e fatto. A questo punto i giornali si trovano di fronte anche alla sfida appunto delle nuove tecnologie, delle nuovi mezzi di comunicazione, che sono invece in grado innanzitutto di seguire in tempo reale l'evolversi delle notizie, cosa che un grande quotidiano a un certo punto deve chiudere e non può fare. E quindi un'altra follia è quella di rincorrere prima la televisione e adesso tutto quello che esce su internet, cercando di stare con i tempi che un quotidiano non può avere, evidentemente. E il risultato però di questa politica, diciamo, editoriale ha portato al fatto che l'unico modo per cui il sistema dell'informazione, diciamo, classico, i grandi quotidiani, eccetera, può in qualche modo di essere competitivo nei confronti dei nuovi strumenti, è quello appunto di avere all'interno delle proprie relazioni delle persone che sono in grado appunto. Dicevo prima, sulla base appunto del valore aggiunto che uno può dare solo se ha una cultura politica di un certo tipo, solo se ha studiato le cose, se le continua a studiare, se va in giro per la strada a cercarsi le notizie, alle fonti, eccetera, eccetera. Fino a quando non si capirà che l'unico modo per poter rilanciare in qualche maniera la stampa e il sistema di informazione, diciamo, classico, tradizionale nel suo complesso, è questo, la crisi dell'informazione sarà sempre più evidente e più forte. Ora, i mezzi nuovi di comunicazione, cioè gli strumenti che si utilizzano, come tutti gli strumenti, sono dipende da poi dall'uso che se ne fa. Quando parlavo delle funzioni a cui hanno abdicato i grandi quotidiani, la stampa, eccetera, in generale, in particolare il ruolo, la funzione di integrazione, che significa semplicemente, sostanzialmente, dare ai lettori quegli strumenti culturali e di cultura politica in grado di comprendere le situazioni e l'evoluzione della politica, appunto senza poi finire come sta succedendo in quelle forme di antipolitica, di conformismo, eccetera, che portano semplicemente a alimentare i peggiori istinti dei lettori, quindi giustizialismo, eccetera, eccetera, diventa forse ancora più difficile però per quello che riguarda i nuovi strumenti di comunicazione. In cui qui passiamo un po' all'argomento rischi. Eh? E quindi qui passiamo un po' dall'opportunità proprio all'argomento rischi. Esatto, no, io appunto credo che come tutti gli strumenti dipende veramente dall'uso che se ne fa. Il rischio, secondo me, per quello che riguarda le nuove tecnologie e questi nuovi strumenti, fatto salve realtà appunto pregevoli come la vostra, dove il fatto di essere volontari paradossalmente secondo me è meno rischioso che dare in mano le cose dei professionisti dell'informazione. Appunto il rischio è quello che l'aspetto dell'integrazione e della mediazione tra i fruitori della notizia e quelli che la devono dare finisca col rischio di mancare, e quindi si possa cadere appunto in queste forme becere di antipolitica, di moralismo della peggior specie, giustizialismo, eccetera, eccetera, alimentando appunto i peggiori istinti
di lettori, in questo caso di fruitori delle nuove tecnologie. Io credo che sempre comunque la differenza la facciano le persone, certo. E quindi all'interno di questi strumenti, ripeto, solo la qualità, le capacità, la cultura politica, eccetera, possono in qualche modo creare un argine a questo tipo di rischi, perché a quel punto la capacità di mediazione ci può essere, ma nel momento in cui tu fai lavorare all'interno di qualsiasi strumento di informazione persone che non sono in grado di fare questo, il risultato purtroppo è negativo. Sicuramente. Vincenzo, ci dà la tua opinione? Sì, è la mia opinione. Allora, facciamola un po' schematica questa opinione, no? Certo. Non ci può essere una società aperta e libera con un'informazione che non funziona, punto. E l'informazione, però, tanto per parafrasare Popper, che mi guarda dal muro, e può essere, come dire, cattiva maestra, non solo la televisione, come lui diceva, ma cattiva maestra può essere l'informazione nel suo complesso. E mi sembra che questo sia il caso di questo paese che conosciamo in qualche modo bene da questo punto di vista. Che cosa voglio dire? Fermo restando il ragionamento che ha fatto Luca sul degrado dei mezzi di informazione riferiti come carta stampata, come televisione e via dicendo, perché sono i giornali di carta stampata illeggibili, perché se tu fai un giornale in cui non ci sono più inchieste, è un giornale pieno di gossip, non è la gente che è in grado di fare di chiacchiericcio politico e via dicendo, non interessa né la democrazia né la partecipazione della gente. Certo. E quindi mettiamolo già da parte, perché voglio dire, mi ricorda, come dire, una bella canzone di Gaber che diceva: la partecipazione non è sta sopra un albero. La libertà. È la libertà, quindi non è sta sopra un albero, quindi anche la partecipazione. E io così dico, tanto per parafrasare anche Gaber, dico: l'informazione non è leggere i quotidiani. Così come non è guardare telegiornali, evidentemente. Vedi, io facevo una considerazione domenica sera. Io non sono uno appassionato di sport, mi interesso solo un po' di rugby, direi, basta, e di atletica leggera, perché l'ho praticata. Domenica ci sono stati tre avvenimenti sportivi di un certo rilievo. C'è stato un gran premio in cui i colori nazionali rappresentati dalla Ferrari sono andati malissimo, c'è stato la freccia vallona di ciclismo in cui tra i primi 10 non è arrivato nessun italiano, sì. E c'è stata una semifinale di tennis a Napoli in cui l'Italia un quarto di finale della Coppa Davis, della Coppa Davis. Siamo entrati in semifinale alla fine di ogni telegiornale, almeno sulle reti nazionali, non si è parlato, non esisteva la freccia vallone, non esisteva il Gran Premio negli Emirati, esisteva solamente un'unica notizia: che l'Italia aveva vinto il quarto di finale di Coppa Davis. Questo è molto indicativo, perché se diamo così le notizie con tanta retorica, come dire, mettendo in evidenza solo quello che esalta, nella fattispecie, come dire, l'orgoglio nazionale, ma se esalta solamente il governo o alcune figure del governo, e via dicendo, evidentemente se le informazioni le diamo così, sta televisione, figuriamoci quanto parla di politica. È solo un esempio, e questo succede spesso, voglio dire. Io, che dicevo prima, mi occupo di rugby, quest'anno che l'Italia, seguo da lontano, non è che mi occupo di rugby, quest'anno che l'Italia nel torneo delle sei nazioni è arrivata ultima e ha preso il cucchiaio di legno, praticamente le notizie sulle partite di rugby non venivano neppure date, ma neppure sul televideo.
Qualche anno fa che l'Italia ha provato a vincere qualche partita di rugby contro la Francia e praticamente a fine di ogni telegiornale eravamo diventati la prima nazione rugbistica d'Europa. E questo è un esempio, ma è molto calzante, perché la stessa cosa succede per le formazioni politiche. Detto questo, allora, mettiamo da parte, ne ha parlato già lungamente Luca, televisioni e carta stampata. Io non sono molto d'accordo con quello che tu dicevi, perché ci hai posto un po' di enfasi sul successo di Grillo. Marco, se Grillo non fosse stato super conosciuto per i suoi spettacoli in giro per l'Italia in tanti anni e per la sua attività anche in televisione che è durata tanti anni, a me per esempio Grillo è una persona che dal punto di vista della sua professione come comico piace tantissimo, perché è molto bravo, e quanto è venuto a Milano qualche volta, voglio dire, sono andato anche a vederlo in teatro e via dicendo. Ma se Grillo non avesse già avuto la notorietà che ha e che aveva e metteva un blog, non se ne accorgevano mica in tanti, così come non si accorgono dei tanti blog fatti anche meglio di quelli di Grillo che sono presenti sulla rete e via dicendo. Quindi non porrei molta enfasi su questo. Poi lui è stato bravo evidentemente a curarlo con Casaleggio e compagni, come dire, a dargli dei contenuti politici e via dicendo, tutto quello che volete, ma non partiamo da un prodotto legato all'informazione lì. Partiamo da un prodotto legato già ad una notorietà extrapolitica che l'ha agevolato evidentemente molto. Quindi, chiuso anche il ragionamento di Grillo, che cosa resta allora di questa informazione affinché questo paese sia un po' più libero e un po' più aperto? Restano quelli che si chiamano i nuovi mezzi. Non credo, non mi piacciono, non credo che fanno un buon servizio più che tanto, e quindi mi metto dalla parte non tanto delle opportunità ma dalla parte dei rischi. E i blog, ognuno scrive le sue cavolate, in genere voglio dire il 98% i blog sono pieni di esternazioni molto ma molto estemporanee di chi cura il blog. Non aggiungono né danno tanto né più né meno all'informazione. Discorso a parte, evidentemente internet, ma perché internet ha una universalità tale, mi riferisco ai siti evidentemente, ce ne sono alcuni molto pregevoli in giro per il mondo, te li puoi leggere in varie lingue, perché puoi conoscere lingue e via dicendo, puoi apprendere delle informazioni. Anche qui il piccolo rischio è che noi poi demandiamo evidentemente all'informazione principe, perché chi spesso si dimentica in questo paese, specialmente per le nuove generazioni, qual è l'informazione principe, Marco? È quella di leggere i libri. Certo, sono d'accordo. L'altro giorno assistevo contro voglia, ma molto divertito, a una trasmissione televisiva in cui un ragazzo aveva portato al forum, un po' anche quelle cose pasticciate, preparate, ma come dire, avendo una moglie che insegna lettera, come è capitato anche a lei, che ha portato al forum la sua professoressa di lettere, perché questa gli assegnava dei compiti e gli dava delle letture su dei libri e via dicendo, e lui sosteneva che non c'è più bisogno di leggere i libri, perché tutto quello che c'è da sapere è su internet. È evidente che non abbiamo... È evidente che non è così, e quindi stiamo alla parte del rischio. Quindi io salvo internet nel momento in cui internet lo utilizzi e lo sai utilizzare con un minimo di discernimento. Non salvo per esempio i blog, perché non c'è nulla da apprendere su molti blog, sul 99% dei blog. Che cosa salvo per esempio? Salvo un'operazione come quella, adesso non per piaggeria, non perché come dire Società Libera va ogni 15 giorni, c'ha lo spazio Società Libera su Liberi TV e via dicendo, ma le web TV come dire danno qualcosa in più, specialmente perché poi come dire sono un po' ancora più di nicchia, c'è la possibilità come dire di parlare seriamente e con un attimo di tranquillità,
di argomenti che evidentemente stanno a cuore a chi intervista e all'intervistato, fanno un servizio perché possono dare, sono di servizio, sono dei mezzi di comunicazione, mi piace definirli di servizio, perché danno voce, potrebbero dare voce ancora di più a chi questa voce non l'ha in tutti i mezzi di informazione di cui abbiamo parlato in anteprima. Non credo assolutamente nei quelli che si chiamano i social, che valore ha per esempio, che informazione dà, se non chiacchiericcio, torniamo alla carta stampata, uno strumento come Facebook, mi sembra una totale perdita di tempo. Molto approssimativo uno strumento come Twitter e via dicendo. E allora finisco e così ripasso la parola a Luca. Che cosa serve alla società libera aperta? O serve un'informazione, come dire, che approfondisce e fa delle inchieste, dà la parola a chi non l'avrebbe dall'altra parte, come in altre parti, come può essere una web TV, ma quello che serve è un'informazione che sia un'informazione di servizio. Ne abbiamo degli esempi in Italia. È chiaro che una radio come Radio Radicale, la puoi pensare come vuoi sull'attività dei radicali in questo paese, tu ne sai qualcosa, certo. E via dicendo, ma Radio Radicale è uno strumento prezioso, perché inizia la mattina a proporti una rassegna stampa leggendo dei giornali, ma leggendo solo quello che fa informazione, come dire, che ha un valore aggiunto come informazione. È presente in avvenimenti, come dire, laddove l'avvenimento c'è, quindi Parlamento e quindi convegni di un certo tipo e via dicendo, che è quello, come dire, che io vi auguro a voi di Libere TV, come dire, di ingrossarvi, di avere sempre più volontari e sempre più mezzi e sempre più bande larghe che funzionano in giro per l'Italia. Per arrivare, come dire, ad essere un'attività di servizio vera e propria. Non so se sono stato molto schematico come mi promettevo di essere. No, sei stato schematico, Vincenzo, e anche molto chiaro. Io al ragionamento tuo aggiungo anche una cosa, cioè uno dei grandi mali dell'informazione, del sistema informativo italiano, no? In quest'Italia poi dopo, come dicevi tu, no? Che è fatta, cioè la dieta mediatica dell'italiano è fatta da tantissima televisione, pochi giornali, e già i giornali creano un sacco di problemi, e pochissimi libri. Questo poi dopo è il dramma italiano. Il problema è che la televisione non funziona, perché poi spesso la televisione fa quella che io chiamo la settimana simpatia. Non so se voi avete notato che, non lo so, ciclicamente, ma adesso per non utilizzare temi molto roboanti, no? Non lo so, sembra per esempio che i cani si mettono d'accordo e mordono di più rispetto ad altri periodi dell'anno. Sì, certo. Tu stai lì, uscita la prima notizia, no? Che dici, guarda, è successa una disgrazia perché un cane ha fatto male a qualcuno, a un bambino. Ogni tanto, voglio dire, escono queste notizie, anche, per carità, assolutamente drammatiche. Allora poi dopo si accendono questi riflettori e tu stai lì a guardare la televisione e dici, ma si saranno messi d'accordo e questa è la settimana, stiamo più attenti. Cioè, i cani in realtà mordono in tutti i periodi dell'anno, ma questo poi dopo succede con temi molto più importanti e molto più delicati. Io non scorderò mai qualche anno fa quando c'è stata un'enfasi enorme proiettata ad esempio sui temi legati alla violenza sui bambini, sui minori e sulla pedofilia, al punto che, cioè, se incontri un bambino per strada, cioè, la ritiri la mano, non gliela fai più la carezza perché c'è paura che qualcuno... C'è terrore, perché tu dici, guarda, se accarezzo un bambino qualcuno potrebbe pensare male che ho delle attenzioni particolari. Sì. Ci assolutamente sono delle vere e proprie psicosi, quando poi dopo tu vai a vedere i dati ufficiali, cioè tu vedi, io sono stato uno ad esempio che da bambino non è stato mai assolutamente mai accompagnato a scuola, no? Ho vissuto in una contrada, c'era quella rete di protezione diffusa fatta dai vicini di casa che controllano, guardano dalla finestra, eccetera eccetera,
però si andava a scuola tranquillamente a piedi, facendo anche i chilometri. Cioè, oggi, per il terrore dell'orfo assassino che con le caramelle abbindola e adesso i bambini davanti alle scuole, i genitori terrorizzati portano i bambini con la macchina direttamente in classe. Marco, voglio farci... No, guarda... Hai perfettamente ragione, vorrei... due esempi di luoghi comuni che l'informazione a tutti i livelli, sì, carta stampata, televisione, blog e quant'altro e via dicendo, alla fine noi abbiamo il lavaggio di cervello. Domenica io sono nonno di una bambina di 2 anni e mezzo e passata mia figlia da casa mia mi ha detto che doveva andare a fare delle compere con il marito e se lasciava ai nonni, cioè a me e mia moglie, la loro bambina. Sì. Io mi sono difeso dicendo, anche perché dovevo uscire personalmente, restava mia moglie, ma scherzavo, mi sono difeso, dico, è meglio che non lo lasci, potrei essere un nonno pedofilo. Perché oramai il lavaggio di cervello è tale, capito? Per cui uno si pone il problema. Scherzosamente per quanto mi riguarda e via dicendo. L'altro esempio. Mi hanno regalato un libro, un gran bel libro qualche giorno fa e ho iniziato a leggerlo. Mi è capitato questo, di scoprire che un autore che io amo molto e che a me piace molto, che si chiama Giovanni Mosca, ha scritto nel 1907 un articolo di fondo sul Corriere della Sera dove poneva il problema della retribuzione dei senatori. Sì. Marco, Corriere della Sera 1907, cioè stiamo parlando di 107 anni fa. L'articolo di Mosca iniziava dicendo in questo modo, non mi ricordo le prime parole, il problema della retribuzione dei senatori è più vecchio dell'esistenza dei senatori stessi. Se ne occupò per la prima volta Aristotele nell'antica Grecia e poi viene giù con un bellissimo articolo di fondo sul Corriere. Tu capisci che quante baggianate noi ascoltiamo la sera in televisione, leggiamo sui giornali, leggiamo sui blog a proposito della retribuzione dei senatori in questi giorni? Ma sì. Mi parlava Aristotele. Io l'ho scoperto una settimana fa. Il punto è proprio la distorsione della società e la manipolazione. Ho fatto un grosso lapsus, mi prenderanno per ignorante, ho detto Giovanni Mosca perché stavo pensando ad altre cose. E Gaetano Mosca. Guarda, tu prima di passare la parola a Luca, hai perfettamente ragione, perché purtroppo la televisione, che voglio dire, occupa la maggior parte della dieta mediatica degli italiani, non riesce poi dopo a descrivere realmente questa società, spesso distorcendo, cioè creando delle vere e proprie distorsioni sui fenomeni sociali, creandone di nuove. Cioè, parliamoci chiaro, per esempio la Polverini è stata creata da Ballarò, cioè questa si è trovata presidente della regione Lazio, ma semplicemente perché la sua carriera politica è stata costruita in modo artificiale su Ballarò. Poi abbiamo visto la qualità di questo personaggio politico, ciò che ha saputo portare insomma in regione, e poi dopo è caduta voglio dire in mala fortuna, come si usa dire. Tu citavi l'esperienza di Radio Radicale, noi siamo un po' anche degli emuli di Radio Radicale, perché Radio Radicale ha il pregio di innanzitutto fare del proprio lavoro un metodo preciso, che è quello dell'integralità del documento. Cioè, nel momento in cui Radio Radicale registra un documento, ne offre, poi lo cataloga, lo spezzetta nel senso che offre la possibilità di andare direttamente sull'oratore di un evento di 4 ore senza ascoltare tutta la cosa, e lo tagga, per cui ha un potente motore di ricerca, tant'è che se tu digiti il nome di un personaggio, se sta nell'archivio di Radio Radicale,
che ti tira fuori in ordine cronologico tutto ciò che è stato registrato, no? E catalogato a nome suo, ma ti offre l'integralità del documento, senza la mediazione redazionale. Poi il lavoro redazionale lo fanno chiaramente nelle rubriche, questo è giusto che sia così, lo fanno nella rassegna stampa, per fare la rassegna stampa di tipo esclusivamente politico, e quello va bene. Cioè, l'opportunità, per come la vedo io, delle web tv, delle micro web tv, del volontariato anche, perché è impensabile al giorno d'oggi, con la crisi economica che è imperversa, voglio dire, poter avere delle sovvenzioni, dei fondi, se non attraverso proprio dei canali privati, ma poi internet offre questa opportunità di bassissimi costi, e l'opportunità è proprio questa di raccogliere questo patrimonio culturale e metterlo a disposizione. Semmai gli investimenti sarebbero fatti in quel lavoro redazionale, non di discernimento, ma di post-produzione, cioè vale a dire degli investimenti orientati ad una più potente catalogazione degli interventi, con quel sistema di taggatura, per cui delle etichette elettroniche che ti permettono di andare a cercare velocemente il documento, facilitare la fruizione del servizio, volevo semplicemente dire innanzitutto che sono assolutamente d'accordo con Vincenzo per quello che riguarda l'importanza dei libri, e quindi l'importanza della lettura dei libri, della conoscenza. Ma voi, scusami Luca, ma voi vi immaginate se, è come dire, ai grillini che pensano di essere il nuovo e di scoprire le cose, o ai renziani che vogliono parlare che, avendo scoperto l'acqua calda, qualcuno gli facesse notare che il problema della retribuzione dei senatori è vecchio di 2000 anni e se ne dibatte da 2000 anni? No, ma infatti io vorrei arrivare a questo. Premesso che la crisi è una crisi essenzialmente culturale, è una crisi di cultura politica, noi siamo un paese che forse ha una delle peggiori culture politiche al mondo. Non c'è dubbio. Rifacendomi sempre invece a questo aspetto della spettacolarizzazione della notizia e di alcune notizie, è facile notare come alla fine diventa molto più semplice puntare su determinati argomenti e non so, ci hanno fatto una testa così sull'IMU, che è stata una cosa veramente incredibile, che poi rappresenta veramente una cosa irrisoria. Comunque ci hanno fatto una testa, è stata una cosa vergognosa, e poi la pedofilia, piuttosto che entrare veramente in quelle che sono le questioni che sarebbero da sviscerare e da mettere a nudo, ai problemi reali dei cittadini. Cioè si dimentica totalmente, c'è un parallelismo tra il sistema di informazione e lo Stato, cioè mentre i giornali dimenticano totalmente il lettore, cioè quello che è il signore che poi va a comprare il giornale, no? E che alcuni dicono che sarebbe il vero proprietario dei giornali, no? Parallelamente il cittadino per quello che va allo Stato, per cui per i giornali i lettori sono l'ultima cosa, tanto quanto per lo Stato i cittadini sono l'ultima cosa. E quindi i problemi reali, le questioni veramente importanti non vengono trattate, perché poi si preferisce comunque scegliere argomenti che sono totalmente fittizi, appunto, come l'attribuzione dei senatori, come tanti altri, piuttosto che entrare nel merito delle questioni veramente importanti. Detto questo, c'è anche stata una evoluzione in senso negativo. E in questo devo dire che Repubblica ha delle grossissime responsabilità, perché piuttosto che mandare un inviato in giro che al proprio capo di servizio diceva guarda che qua non succede assolutamente nulla, non c'è notizia, non c'è niente, a quel punto questo doveva inventarsi qualcosa per forza, perché aveva bisogno il capo servizio di avere un titolo importante, quindi di riempire la pagina, e questo ha portato
spesso un periodo che ho fatto l'inviato anche su piccole cose in giro, eccetera, e c'era l'incubo da parte di tutte le altre testate dell'inviato di Repubblica, che sparivi, non sapeva assolutamente cosa facesse. Tu andai a vedere le cose, non c'era assolutamente niente, non era successo nulla, e il giorno dopo tu ti ritrovavi con Repubblica che aveva titolato le colonne, cioè è scoppiato un casino, qualsiasi cosa, e tu eri lì e dici, ma dove? Cioè, no. Il tuo capo servizio chiamava e diceva, tu dove cavolo eri? Scusa, ti sei perso. No, se volete vi racconto brevemente un esempio secondo me è divertente. In Salvador c'erano tutti gli inviati dei massimi giornali italiani, ovviamente, no? C'era un periodo in cui c'era relativa calma, le guerre civili, la guerra civile, i casini erano già passati da tempo. E tutti dicono, vabbè, andiamo a fare un po' un giro in centro, i mercatini, cosa del genere, e Vittorio Zuccone dice, no, io non sto tanto bene, rimango in albergo. Allora, tutti gli inviati sono in albergo in Salvador, gli inviati delle maggiori testate, c'è Zucconi, Repubblica, Chierici, Pecoriere, tutti gli altri, e visto che non succede assolutamente nulla, tutti dicono, vabbè, andiamo, ci sono questi mercatini in giro, vanno in centro, e Zucconi dice, no, io guarda, non sto tanto bene, rimango in albergo, ci vediamo questa sera, e dice a Chierici, intanto che sono qui, che non ho niente da fare, lasciami un po' di materiale vecchio, di cose che hai scritto, mi faccio un po' di background, no, sulla situazione di Salvador, eccetera, eccetera. Tornano tutti la sera, Zucconi come stai? È un po' meglio, tutto bene. Ovviamente non è successo nulla, e il giorno dopo si trovano i capi servizio che li chiamano furibondi e Repubblica che a nove colonne titola Sangue nell'hotel dei giornalisti in Salvador, irruzione dei guerriglieri, morti sulle scale dell'albergo. Un fatto che era realmente accaduto anni prima, di cui Chierici aveva scritto, e quindi Zucconi non ha fatto altro che riprendere il vecchio articolo di Chierici, la vecchia storia, e colorarla a modo suo, come lui sa fare, scrivendo molto bene e ovviamente scrivendo esattamente quello che la gente vuole sentirsi raccontare nel modo in cui lui è capace di raccontarlo. La cosa vera è che alla fine io, se fossi stato lì in quella situazione, il giorno dopo avrei scritto al mio giornale in Salvador non è successo niente tranne che a Repubblica. Il problema era che l'articolo di Chierici era un articolo su un fatto che era successo non quando Chierici ha scritto l'articolo, ma anni prima, ed era un articolo di un giornalista americano che era lì e veramente con i proiettili che volavano e che ha raccontato la cosa. Per cui il risultato è che non poteva Chierici dire nulla, nemmeno lui, perché a sua volta aveva copiato e inventato di sana pianta una situazione riportandola anni dopo. Per cui questo è stato a un certo punto anche l'andazzo dei giornali, per cui grandi giornalisti che poi pur di soddisfare il capo servizio e la propria, come dire, anche il proprio egocentrismo, poter firmare delle cose particolarmente brillanti, hanno portato questo. E Repubblica è stato, diciamo, il precursore di questo tipo di cose, di questo tipo di atteggiamento. Successe che diversi di questi episodi. Noi al Sole 24 abbiamo avuto un direttore che è Gianni Riotta, che è un signore che ha inventato un'intervista a Bush Senior, che era presidente uscente quando doveva fare la sua campagna contro Dukakis, se ricordo bene. Comunque, con la protesta ufficiale della Casa Bianca al Corriere della Sera, che diceva il signor Riotta non ha mai incontrato, cioè l'articolo era sono sull'aereo presidenziale con Bush che inaugura la sua campagna elettorale, che beviamo un bicchiere di Chardonnay insieme, io seduto sul bracciolo della poltrona dell'ex presidente, del presidente uscente, eccetera, e poi ha messo insieme le domande, il programma elettorale di Bush, e quindi ha costruito l'intervista. Protesta ufficiale della Casa Bianca, al Corriere della Sera. Il signor Riotta dopo è diventato direttore di un TG, direttore del Sole 24 Ore, eccetera. E in un paese normale, cioè, si finisce in miniera, cioè, si finisce a... Le gambe del piede.
ore se va bene, capito? Sì, sì. E questo purtroppo, però, la situazione generale che in Italia vale per il giornalismo, vale per l'università, per i professori universitari che non pubblicano una riga per decenni, ne rimangono lì perché sono dei vecchi baroni, anche lì in un paese normale, prima finisci un'università minore, poi dopodiché non insegni più, cioè, capito? Quindi il problema alla fine finisce anche con essere la qualità delle persone, per cui in un settore così nevralgico per la salute di una democrazia, che il sistema dell'informazione sia poi gestito in questa maniera, e ti parlo poi in questo caso di gente comunque che culturalmente è già un gradino sopra, ma immaginati tu la situazione che c'è attualmente nei giornali, dove ci sono dei ragazzi che non sanno assolutamente nulla. Vabbè, a parte che noi abbiamo parlamentari per cui la rivoluzione russa potrebbe essere scoppiata nel 17 come nel 2040, come prima di Cristo, per cui insomma, cioè, è generalizzata la situazione, cioè, noi abbiamo una crisi culturale spaventosa, spaventosa, e questo, sai, a quel punto non è un problema dello strumento, cioè il giornale, la televisione, il web, internet, eccetera, è un problema di cosa ci metti dentro e come lo usi. A questo punto, data la situazione, che si possa fare buona informazione, informazione di qualità, di servizio, utile e fondamentale per il buon funzionamento della democrazia, diventa, a queste condizioni diventa molto molto difficile. Molto molto difficile, giusto, sono perfettamente d'accordo. Vincenzo, ci avviamo alla conclusione, vuoi intervenire tu? Sì. Mi citeranno, andranno in galera, vedrai. Non ho capito che dicevi, Marco. No, se vuoi intervenire tu, ci avviamo alla conclusione. E avviamoci alla conclusione, tanto quello che potevamo dire l'abbiamo detto. Certo. Io, come dire, faccio i migliori auguri al congresso, faccio i migliori auguri per il futuro di questa web TV, che diventi sicuramente un mezzo di servizio, come dicevamo prima, e che dia spazio e voce a chi se lo merita, a chi ha qualcosa da dire. Certo. Pertanto, per non fare, come dire, dicevamo prima, dei gossip, dei bla bla bla, delle cose inventate e via dicendo, di inchieste ce ne sono tante da far parlare la gente, ce n'è altrettanto, e via dicendo, quindi vi dovete rafforzare con l'aiuto di tutti noi, come dire, amanti della libertà, di chi ha la passione per la libertà, perché questo paese ormai è diventata una cosa esclusiva e per pochi, la passione per la libertà, ci sono più passioni per cose immediate, come dire, di gente che vuole rivoluzionare il mondo da un momento all'altro, creando evidentemente solo pasticci, perché sia la politica sia l'informazione, come dire, non ha bisogno di approssimazioni, e questo è il paese, tutto quello che diceva Luca anche prima, questo è il paese del malaffare e dell'approssimazione continua, tanto per tirare avanti e per tirare a campare, affinché il giornale esca domattina, affinché io riempio delle pagine di internet e quant'altro. Vedi, spesso si sente persino nei telegiornali, sulle reti nazionali di Mediaset o della Rai di Stato, e dice: è successa una cosa, un orso si sta mangiando una balena, una sciocchezza che mi passa per lei, e questo video spopola sul web. No, te lo vendono come quasi l'inizio della terza guerra mondiale, capito? Poi che cosa vendono, che cosa spopola sul web, una cretinata, o più o meno una cosa para una cretinata. Beh. Ecco, bisognerebbe smetterla di dare questi annunci che questa cosa spopola sul web. Sul web ci piacerebbe che spopolasse una bella inchiesta laddove, come dire, le inchieste mancano. No, scusa, posso solo una parentesi brevissima? Certo. In tutto questo è assolutamente paradossale che
una delle funzioni, dei ruoli fondamentali che dovrebbe avere appunto il sistema dell'informazione viene svolta da trasmissioni come Striscia la Notizia e Le Iene. È vero. Capito? Cioè, queste, le cose spesso che Striscia la Notizia e Le Iene fanno sono cose che dovrebbero uscire sui giornali, dovrebbero essere tirate fuori da chi questo mestiere dovrebbe fare, e invece alla fine finiscono ad essere delegate. Poi ovviamente sono cose anche minori, eccetera, però sono cose che, importanti, e i giornali hanno totalmente abdicato questo ruolo, totalmente. Quindi alla fine da supplenza finiscono a farlo le trasmissioni, appunto come Striscia la Notizia, con tutta la parte folcloristica che c'è, eccetera, che però alla fine alcune cose vanno a toccarle, ovviamente nei limiti che hanno, però è totalmente paradossale, totalmente paradossale. Sono completamente d'accordo. In più aggiungo al ragionamento di Vincenzo che non solo, voglio dire, popolano poi sul web le cretinate, sul web c'è anche un'altra cosa che spopola, che meriterebbe poi un dibattito, magari ci penseremo pure di organizzarlo, che sul web spopola il porno. Spopola il porno, il sesso. Ah, il porno, altro si calcola che il 60% dei click su web avvengono su siti a sfondo sessuale. Beh, io chiudiamo, diciamo, questa tavola rotonda. Vi voglio raccontare però brevemente una cosa. Questa è una cosa, quello che possiamo concludere, oltre a tutto quello che ci siamo detti, è che anche da parte del lettore ci vuole anche tanto discernimento, no? Senza dubbio. Più andiamo nella dieta mediatica, no? A partire dalla televisione, cioè, io ho fatto talmente discernimento che la televisione non la guardo quasi più. Nemmeno io. I giornali, pochi. Io non compro i giornali. I giornali, io pure, pochissimi, però compro e leggo tanti libri. Però io, anche sui libri, mi ha fatto un discernimento, perché anche la produzione, e su questo ho avuto l'opportunità di raccontare un piccolo aneddoto a una cinquantina di studenti di un liceo in occasione di un incontro pubblico qualche settimana fa, dove spiegavo proprio, insomma, si parlava anche lì di informazione, di discernimento, bisogna leggere di più, eccetera, eccetera. E poi, cioè, le letture noiose è che ci si accorge che non danno nulla, che sono sterili, quelli vanno ferocemente messe da parte immediatamente. Poi però, ad un certo punto, siccome io di libri ne ho messo da parte veramente tanti, si pone il problema che tu arrivi ad un punto che da una parte non sai dove metterli, dall'altra parte dici, ma che cosa me ne faccio? Io voglio dire, ho un culto quasi religioso dei libri, per cui non ne butterei mai uno, cioè anche il più brutto, cioè non mi azzarderei mai a buttarlo. Però mi pongo anche il problema ma a chi lo do? Perché se un libro io lo trovo brutto e sterile, lo devo infliggere agli altri? Tant'è vero che nelle biblioteche delle carceri c'è la spazzatura libraria più indecifrabile, voglio dire, no? Perché poi fanno sempre queste campagne di raccolta libri per darle alle biblioteche delle carceri, cioè che fanno delle operazioni, voglio dire, assurde. Io ho trovato un modo nuovo di liberarsi dei libri senza buttarli e senza infliggere agli altri, e l'ho fatto con 3 libri di Bruno Vespa che io non ho apprezzato, e ho fatto una cosa semplice: glieli ho impacchettati e glieli ho restituiti. I libri che non mi piacciono, restituiteli o all'autore, se avete l'indirizzo, o all'editore, alla casa editrice. Si impacchettano e si restituiscono. Se 50-60 mila persone restituissero, voglio dire, i libri a Bruno Vespa, sarebbe un'operazione, voglio dire, perché quella lì poi, sai, il solito libro annuale che poi viene pubblicizzato, poi va a Berlusconi a fare la conferenza stampa, eccetera, eccetera, veramente è diventata una cosa insopportabile. Allora, io vi ringrazio veramente di cuore per aver partecipato. Marco, perdonami, la battuta. Prego. Me la tiri proprio con l'esempio dei libri. Prego, pensa, prego. Se 1 milione, 1 milione e mezzo di lettori non comprassero il giornale per una settimana.
Sarebbe un salterebbe il sistema dell'informazione e forse riuscirebbero a salvarlo. Oppure potresti, dopo una settimana e mezza, i direttori comincerebbero a fare giornali un po' diversi, se sono capaci. Questa è la campagna da lanciare in questo paese. Potrebbe essere la prossima campagna, magari, di Società Libera insieme a tante piccole entità, compreso Liberi.tv. Tanto già ci ama la stampa, quindi. Io te l'ho già fatti in privato, però desidero farli anche pubblicamente perché. Appunto in questo panorama desolante che poi abbiamo più descritto così, meno male, in realtà come Liberi TV è veramente una speranza, da un respiro, da l'idea che comunque non tutto forse è perduto, insomma. C'è ancora qualche possibilità, però è... Sono realtà come questa che possono, nel loro piccolo, fare la differenza. Quindi, in questo senso, secondo me ci sono appunto dei nuovi media, delle nuove opportunità basate su questi nuovi strumenti tecnologici che possono veramente dire la loro e fare un lavoro importante. Tutto però dipende dalle persone che fanno. Grazie davvero, grazie per aver partecipato a questa tavola rotonda dal titolo Media e Democrazia fra opportunità e rischi. Grazie a Vincenzo Lita, direttore di Società Libera, grazie a Luca Stellino, che fa parte del consiglio direttivo di Società Libera e del redattore politico del Sole 24 Ore. A presto di sentirci e vabbè, con voi, con Società Libera, non manca occasione, visto il rapporto che c'è tra la nostra web TV e la vostra associazione. Grazie. E un saluto e un ringraziamento di cuore. Grazie.